Come cambia il voto con il parere della consulta? Il voto cambia in maniera significativa. Intanto la consulta con le scelte che ha effettuato di fatto reintroduce nel sistema politico italiano una legge elettorale che ha uno spirito e un impianto proporzionalistico. Quindi abbiamo un'inversione di tendenza rispetto al passato in direzione, ripeto, di un sistema che favorirà una distribuzione in chiave proporzionalistica del voto. Pur riconoscendo il premio di maggioranza, di fatto, avendo fissato la soglia al 40% e non essendo allo stato attuale presente nel nostro panorama politico un partito che sia in grado di raggiungere e superare quella soglia, la distribuzione dei seggi avverrà con la logica da vecchio sistema proporzionale. Questa è la ragione per cui molti parlano di un ritorno al passato, cioè di un ritorno a logiche da prima repubblica incentrate su un sistema proporzionale puro e con partiti molteplici che si contendevano il potere. Questo è il punto, come dire, su cui si stanno maggiormente incentrando le analisi degli osservatori. Che il giudizio sia negativo o negativo dipende dalle preferenze a questo punto degli osservatori stessi. La Corte si è limitata, dal suo punto di vista, a ripulire degli elementi di illegittimità costituzionale, il cosiddetto Italicum. La Corte Costituzionale ha esplicitato che la legge è immediatamente applicabile. Lei crede che quando potremmo arrivare al voto? Beh, questa è una bella domanda e credo che se la stiano facendo tutti, almeno quelli interessati al destino del nostro paese. Ci sono partiti politici o leader politici che vorrebbero andare al voto, alcuni credendo di poter ottenere degli ottimi risultati, altri dichiarandolo ma in realtà in cuor loro sperando che ci sia un rinvio. Sembrerebbe che, diciamo, che i partiti politici che maggiormente sono pronti al voto e chiedono il voto, vediamo per esempio quello che ha scritto il leader del Movimento 5 Stelle al Presidente della Repubblica proprio questa mattina, cioè appunto di utilizzare così come la legge uscita dalla sentenza della consulta, e altri invece come Silvio Berlusconi che vogliono invece come rallentare i tempi e andare alle urne nel 2018. Auguriamoci che la saggezza, la lucidità e la lungimiranza del Capo dello Stato ancora una volta faccia, come dire, da guida a un paese che pare che abbia perso la bussola.